Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo mio nuovo video. Oggi volevo fare insieme a voi un video spacchettamento di passione unghie. Allora iniziamo subito. Allora trovate sempre all'interno il solito modulo di reso e sostituzione se vi serve qualcosa o qualcosa è danneggiata, insomma questo qui lo leggete se vi serve. Questo è il modulo. E poi trovate anche questa cartolina Passione Beauty per la routine per preparare la pelle per la primavera. Io ho provato solo la crema mani che mi hanno dato in omaggio in ordine e aveva una buona profumazione. Comunque questa qui è la linea Passione Beauty. Allora ho preso un paio di novità dello scorso mese e qualcosa che era in offerta questo mese e qualche altra cosina che mi serviva. Allora ho preso questi qui, che sono i guanti, che sono questi qui che ho io, i Derma Black. Non hanno polverina all'interno e questi sono una medium, sono questi qui. Sono un po' comodi, ma come vedete con le unghie lunghe, una misura più piccola io li buco. Quindi come me sono comodi, sono dei bei guanti, sono spessi, comodi, mi piacciono veramente tantissimo questi guanti di passione unghie. Poi prendiamo l'omaggino che mi incuriosisce sempre. Ho visto qualche video che erano bianchi, vediamo i miei, bianchi anche i miei, non li avevo, quindi sono felice, mi piacciono tantissimo. Ah, sono olografici, non l'avevo notato questo in alcuni video. Hanno questi riflessi bellissimi violetti. Oh, ma sono proprio stupendi. No, bellissimi, contentissima, grazie. Poi ho preso due punte per la fresa, sono queste qui. Questa è una punta che è in offerta e questa è una novità del mese di maggio, di aprile se non sbaglio. Mi sembra che è uscito proprio il kit anche singole ed è questa qui che è per la, appunto per la manicure della Dry Diamant Sfera. Vediamo se riesco a farla mettere a fuoco. Se mi aiuta la fotocamera, non mi aiuta tantissimo. Comunque è abrasività lieve perché ha il filetto rosso, questa qui, mi serve per il giro cuticole. Per spingerlo e levigarlo con questo qui, se avete delle piccole cuticole delicate, potete anche levigare ed evitare di usare la forbicina. Io le ho delicatissime, l'ho presa proprio per questo. E poi ho preso questa qui, che è la Carbide Flame Blue. Questa è una media abrasività, infatti, vedete che a differenza dell'altra ha il filetto blu, la volevo proprio provare, ero indecisa tra questa e la Raptor, però visto che l'hanno messa in offerta voglio provare questa. Magari a breve faccio un video dove provo sia questa che l'altra lima, faccio lo smontaggio, così la andiamo a vedere insieme. Penso proprio che con questa riduco di un bel po' il tempo di smontaggio. Ok, poi ho preso queste qui, che sono le tip. A me piacciono quelle mandorla, ma erano in promozione queste quadrate, quindi per fare anche per i colori non mi piace usarli, però per magari foil, glitter o qualche nail art per allenarmi vanno benissimo. Sono così, trovate anche dentro la bustina trovate anche l'anello. Poi ho preso. Ah, ecco, questa qui è una novità dello scorso mese ed è il poggiamani. Allora, andiamo a vedere subito. Anche questo mese c'era come novità poggiamani, li hanno fatti di colore fluo, giallo arancione, non so se avete visto la diretta, anche carini, però avevano un prezzo superiore, mi sembra 19,90, mentre questo 6,90 se non sbaglio, ma comunque anche questo mi piaceva molto di più, sinceramente.
questo qui. Allora, un attimino che lo apro e ve lo faccio vedere. Allora, c'è in bianco e in nero. A me è piaciuto bianco. Ecco, c'è questa gommina qui che si toglie, quindi si può igienizzare benissimo, tranquillamente, e si aggancia. Carinissimo. Mi piace tantissimo. Bello bello. Ok. Poi ho preso tre foil. Allora, ho preso questo qui metal. Non sapevo se era lucido o satinato, ma mi sembra sia satinato. È il Sirvel Metal. Ve lo faccio vedere, lo vediamo insieme. Anch'io sono curiosa, non l'avevo mai preso questo. Usciamolo dalla confezioncina. Allora, un attimino che mi si è bloccato qui con la bustina, con la parte adesiva. Ok. Si è satinato. Questo non mi piace da usare per l'intera unghia, anche se si può fare comunque. Mi piace provarlo a mettere spezzettato. Magari a fine video applico questi foil e ve li faccio vedere così come vengono. Quindi questo è uno. Poi ho preso questo qui, effetto flex. Sono veramente bellissimi, infatti si chiama flex effect. E questo qui l'ho preso apposta per l'estate, perché su un blu, un celeste, fa quell'effetto mare bellissimo. Proprio l'ho preso con questa idea, sempre a fine video me lo stendo su un blu e ve lo faccio vedere. È stupendo proprio già vederlo così, proprio base trasparente con questi flex che vanno sul colore. Guardate che meraviglia, è proprio uno spettacolo, bellissimissimo. E poi ho preso, aspetta, me li imbusto tutti io, metto tutto qui, questi qui per la primavera, perché ho preso anche un colorino che era in offerta. Ce ne erano diversi, ma veramente sono piena di colori, anche quelli nuovi, la collezione Luna Park, veramente bei colori, però ne ho di simili, siccome li uso non tantissimo, dico, quindi prima tolgo un po' di quelli miei e poi prendo quelli nuovi. Vi faccio vedere quest'altro foil, dovrebbe essere a base trasparente, se riesco a uscirlo. Ok, vediamo un attimino. Sì, base trasparente, carinissimissimo. E l'ho preso perché voglio abbinarlo al colore che ho preso con gli sconti sempre, che è questo qui, che è il banana milkshake. Lo apro un attimino e ve lo faccio vedere. Ed è il SP75. Ho preso questo giallo, io avevo come giallo solo il giallo fluo, il Lemon Party, ma quest'anno se girate per negozi è tutto giallo, proprio giallo il colore di questa primavera estate, quindi l'ho voluto proprio prendere per avere un giallo tenue da utilizzare. Vediamo se mi mette a fuoco. Ok, da lontano si vede meglio. Ed è veramente carinissimo, proprio col foil va a stare proprio bene 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 bene. Mi sa che questo sarà proprio il mio prossimo refill, magari ci faccio un video. E niente ragazze, ora applico i foil sulle tip e torno a farveli vedere. Allora ragazze, eccomi qui, vi faccio vedere prima un attimino la stesura di banana milkshake e poi vi faccio vedere i foil su tip che già li ho preparati. Allora vediamo la stesura. È una buona stesura,
lascia qualche striaturina, vediamo se si autolivella, vediamo con la seconda passata magari, porto in lampada per 30 secondi e vi faccio vedere con la seconda passata. Allora, andiamo a dare adesso la seconda passata. Proprio un color banana, un giallo tenue veramente carinissimo. Sì, con la seconda passata è molto meglio. Lascio un po' di striaturine come la maggior parte dei colori pastello, però poi sì, si autolivella. Porto in lampada per 30 secondi. Allora, questo qui è il banana milkshake. Ho anche sigillato. È veramente questo giallino bellissimo che mi piace tanto. E ho preso questo foil proprio per abbinarlo. Sotto ho messo il white perché questo foil è a base trasparente del Picnic Flower. Mi piacciono veramente tantissimo insieme. Vedere più vicino, vi faccio vedere anche gli altri foil. Allora, questo qui è quello Flakes. Guardate che bellezza! Questo su un blu, ma anche su un celeste, su un verde acqua, da quell'effetto mare, riflesso del sole, è bellissimo. Poi mi sono innamorata di questo foil. Bello, 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 bello. E poi questo qui è il, non ricordo il nome, ve lo leggo, sì, il Sirvel Metal che ho messo così picchiettato e mi piace anche tantissimo. E niente ragazze, faccio vedere tutti insieme un attimino. Foil è il colore. Niente ragazze, questo video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nei prossimi video. Un bacio a tutte e ciao.